La disciplina per non complicare le cose, i malati di tumore la praticano già, così come i loro parenti e i loro amici. Evitare il contagio è uno sforzo in più per queste persone indifese e più fragili, già forgiate a respingere pietà e pregiudizi. All'Istituto Oncologico Veneto ci si è attrezzati per stanare il coronavirus e tenerlo alla larga. Campanello d'allarme, la febbre. È un elemento che noi teniamo in grandissima attenzione, soprattutto nel momento dell'accoglienza, perché ci consente di isolare i pazienti. Ed ecco la soluzione, il triage con un unico ingresso per i controlli. Qui, nel momento in cui noi introduciamo il paziente al percorso oncologico che svolgerà nel nostro istituto, dobbiamo chiedere agli accompagnatori di non entrare per protezione del personale e per protezione dei pazienti. Chi dice tumore dice anche cicli di chemio, radioterapia, PET, TAC, prelievi, protocolli inderogabili per i pazienti oncologici, quasi 500 persone in cura allo IOV. L'emergenza coronavirus ha modificato di poco il percorso del combattente. Non abbiamo ridotto le visite, abbiamo ridotto alcuni accessi che si riferiscono in particolar modo ai follow-up a distanza, cioè quelli programmati a tempi più lunghi. Continuiamo a garantire tutti gli accessi delle prime visite, delle prestazioni entro i 10 giorni, le prestazioni urgenti e i controlli. Lo IOV è uno dei 9 centri di riferimento in Italia, assistenza, cura e ricerca scientifica, un esercito di 150 medici, 289 infermieri che oltre al coronavirus lottano dal 2006 contro i tumori. Un pensiero ai suoi collaboratori? Un pensiero di grande stima e un grazie per tutto quello che stanno facendo, perché senza di loro sarebbe stato pressoché impossibile portare avanti tutto questo.